Buonasera, dedichiamo la prima parte del nostro notiziario all'ufficializzazione della nuova giunta regionale presentata in consiglio a Genova dal presidente Giovanni Toti. Nel presentare gli assessori, Toti ha anche annunciato i primi provvedimenti che verranno presi nei prossimi giorni e che riguardano in particolare la sicurezza idrogeologica del territorio. Vediamo. Come si dice in queste occasioni, si parte. Qua a fianco a me c'è la Giunta che ora vado a presentare ai signori consiglieri e alla Presidenza del Consiglio. Ne fanno parte Sonia Viale, Gianni Berrino, Ilaria Cavo, Giacomo Giampedrone, Stefano Mai, Edoardo Rixi e Marco Scajola. Le deleghe loro attribuiti. Il vicepresidente, come avevamo annunciato in campagna elettorale, Sonia Viale, sanità, politiche sociosanitarie, terzo settore, sicurezza, immigrazione ed emigrazione. In ordine alfabetico dopo il vicepresidente, rigorosamente, Giovanni Berrino, lavoro e politiche attive dell'occupazione, trasporti, rapporti con le organizzazioni sindacali, promozione turistica e marketing territoriale, organizzazione, personale e tutela dei consumatori. Ilaria Cavo, rapporti con il Consiglio regionale e comunicazione istituzionale, politiche giovanili, scuola, università e formazione, sport, cultura, spettacolo, pari opportunità. Giacomo Giampedrone, lavori pubblici, infrastrutture e viabilità, ambiente e tutela del territorio, parchi, ecosistema costiero, ciclo delle acque e dei rifiuti, protezione civile e difesa del suolo. Assessore Stefano Mai, agricoltura, allevamento, caccia e pesca, acquacultura, sviluppo dell'entroterra, escursionismo e tempo libero. Assessore Edoardo Rixi, sviluppo economico, industria, commercio e artigianato, ricerca e innovazione tecnologica, energia, porti e logistica. Assessore Marco Scajola, urbanistica, pianificazione territoriale, demanio e tutela del paesaggio, politiche abitative ed edilizie, attività estrattive, rapporti con i lavoratori transfrontalieri. Per la Presidenza abbiamo tenuto le seguenti deleghe: rapporti istituzionali, partecipazioni regionali, affari istituzionali, legislativi e legali, semplificazione normativa e amministrativa, coordinamento relazioni internazionali, programmi comunitari, informatica, controllo strategico, risorse finanziarie e controlli, patrimonio e amministrazione generale. Questa è la composizione della Giunta, auguro a tutti ovviamente buon lavoro per gli anni a venire. Già entro questa settimana infatti verrà sottoscritto un protocollo col Dipartimento Nazionale della Protezione Civile che darà una profonda scossa al nostro sistema delle emergenze, venerdì ve lo illustrerà più nel dettaglio l'assessore Giampedrone. Abbiamo inviato quelle procedure legislative attraverso i fondi stanziati anche questa settimana dall'Europa e ci prepariamo in autunno a dare via a quella pulizia dei fiumi e quel dragaggio che avevamo promesso in campagna elettorale, che è molto importante per limitare i danni delle piogge d'autunno. Sappiamo che non è un provvedimento risolutivo del problema, ma sappiamo anche che sarà utile. Come era previsto, la vicepresidenza della regione è stata affidata alla Lega Nord. Sarà Sonia Viale a ricoprire l'importante delega insieme a quella non meno importante relativa alla sanità. Allora, Sonia Viale, e allora si comincia a lavorare, si comincia da vicepresidente della regione con deleghe molto importanti, anche la sanità che è uno dei temi più delicati, più scottanti, quindi insomma una scrivania già ricca di pratica, direi. Finalmente la parola giusta perché siamo stati un mese in attesa per adempimenti procedurali. Abbiamo veramente una voglia di dare inizio a questa legislatura, 5 anni intensi di lavoro. Sono contenta per il mio ponente, per la rappresentanza che avrà in giunta e nel Consiglio regionale. Siamo una squadra unita, devo dire il presidente Toti ha saputo tenere insieme tante anime, tante personalità e io devo dire come vicepresidente sono contenta insomma, di aver iniziato un'esperienza con Totti e con tutti gli altri colleghi. Ecco, un ponente ligure che ha tanti problemi, la vicinanza al confine, e qui viene automatico il tema dell'immigrazione, un tema caldo soprattutto per la Lega Nord.
Sì, anche qui abbiamo un'unità di intenti assieme anche ad altre regioni, l'asse con la Lombardia e il Veneto, per dire no a questa accoglienza governata dal Ministero dell'Interno senza tener conto dell'impatto sul tessuto sociale. Qui a Genova, ad esempio, hanno insediato decine di sedicenti profughi all'interno di un palazzo in piena città. E tutto questo non facilita l'integrazione, il dialogo e soprattutto poi la mancanza di risorse. Non abbiamo abbastanza risorse per accogliere tutta l'Africa a casa nostra. Il buon senso deve governare l'azione della politica e quindi un plauso anche ai sindaci che in questi giorni hanno emanato delle ordinanze coraggiose, corrette. La prima ordinanza del sindaco di Prelà è stata fatta alcuni mesi or sono, Eliano Brizio, e venne addirittura approvata dal Ministero dell'Interno tramite la Prefettura. Quindi è la strada giusta richiedere rispetto delle regole in materia sanitaria e l'identificazione di chi chiede diritto di asilo. Un altro leghista, Edoardo Rixi, avrà il delicato compito di occuparsi dello sviluppo economico, un settore fondamentale per le imprese liguri. Vediamo. Edoardo Rixi, neo assessore allo sviluppo economico della Regione Liguria, un assessorato importante perché le aziende sono in sofferenza, in questo come in tutto il territorio italiano. Del resto, che politiche adotterete da questo punto di vista? Intanto da subito stiamo lavorando per cercare intanto di far avere i soldi a quelle persone che ancora ad oggi non hanno avuto i soldi a causa dei danni alluvionali, magari per problemi legati a problemi burocratici e non a danni che hanno avuto. Poi abbiamo anche il problema delle aziende, tante aziende che hanno difficoltà ad andare avanti, ad esempio l'agroalimentare in provincia di Imperia piuttosto che altro, tirare fuori dei progetti, magari dirottando anche dei fondi europei, per cercare di dare un futuro anche a quelle aziende che sono sempre state anche un biglietto da visita per il nostro territorio. Credo che bisogna selezionare un paio di settori su cui puntare, sicuramente credo che potremo operare bene con l'agroalimentare come con le nuove tecnologie, e l'altra scommessa è sui porti, la logistica integrata, perché crediamo che insieme al turismo siano le tre risposte che si attende alla Regione Liguria. Si potrà ancora contare su fondi dell'Unione Europea? Assolutamente sì, per i prossimi anni ci saranno ancora dei fondi, sono a diminuire, ma ci devono servire per far sì che le dimensioni delle nostre aziende e la loro capacità produttiva possa raggiungere il punto di break-even point e quindi possano diventare competitive senza bisogno poi di ulteriori fondi, perché sennò il rischio è che poi tra 4 anni, quando diminuiranno i fondi europei, rischieremo di chiudere tante aziende. Quindi la scommessa è non fare più contributi a pioggia, ma portare le aziende finalmente ad avere una dimensione competitiva a livello internazionale. L'imperiese Marco Scajola, esponente di Forza Italia, raggruppa una serie di deleghe importanti. Scajola si occuperà infatti dell'edilizia pubblica e privata e della pianificazione territoriale. Sentiamo. Marco Scajola, neo assessore regionale all'edilizia pubblica e privata, urbanistica, insomma un occhio attento verso il territorio e anche sul come si dovrà sviluppare nel futuro questo territorio dal punto di vista anche degli insediamenti abitativi. Ma sicuramente una nomina emozionante, importante. Essere assessore regionale sicuramente è qualcosa di importante che mi responsabilizza molto, sono contento di questo e mi sento anche innanzitutto in dovere di ringraziare innanzitutto i tanti imperiesi che mi hanno votato, perché grazie a queste 4.000 e rotte persone che mi hanno dato il loro sostegno sono potuto entrare in consiglio regionale e quindi anche in giunta di conseguenza. Ringrazio il presidente Giovanni Totti perché fin dall'inizio ha espresso nei miei confronti stima, apprezzamento e già dalle prime indiscrezioni anche uscite su molti giornali quotidiani si parlava di un Marco Scajola molto considerato dal presidente della giunta regionale, quindi per me questo è motivo anche di soddisfazione e un po' come se fosse ripagato anche il tanto lavoro che ho fatto in questi anni, prima in comune e poi in consiglio regionale come opposizione. Sono delle deleghe importanti, di grande responsabilità, che vedono al centro ovviamente il territorio della Liguria, un territorio sul quale bisogna fare un programma di rilancio e anche di riorganizzazione in maniera importante. La legge urbanistica è stata impugnata, quindi ciò che noi anche ritenevamo
che forse la giunta Burlando stava sbagliando, magari negli anni passati poi purtroppo si è avverato, quindi bisogna ricominciare, bisogna riordinare tutto da capo. Lo faremo con molta determinazione, ma anche con molto senso di responsabilità, con tanta vicinanza alle categorie e al territorio, perché noi manterremo una forte presenza di noi assessori insieme al Presidente sul territorio. La sfida è grossa, però siamo motivati e carichi per portarla avanti. Ecco, per Marco Scajola anche una delega che rappresenta un po' una promessa mantenuta, promessa di campagna elettorale, una delega per i trasfrontalieri, Scajola, un problema sentito soprattutto nell'estremo ponente ligure. Sicuramente, è un impegno che abbiamo preso in campagna elettorale con i tanti lavoratori dell'estremo ponente ligure che ogni mattina, tra mille difficoltà, vanno a lavorare nella vicina Francia, nella vicina Monte Carlo. È una richiesta che c'era stata fatta dalla Federazione dei Frontalieri, un impegno preso e sottoscritto da Giovanni Toti quando venne il 20 maggio in provincia di Imperia, un impegno sottoscritto a Ventimiglia, e quindi ho avuto anche l'onore e il piacere di ricevere da Giovanni Toti questa delega che mi porterà a curare i rapporti tra l'ente regionale e i lavoratori frontalieri che hanno tante problematiche che sono sul territorio. Quindi una grande soddisfazione, ancora un ringraziamento e l'impegno veramente da parte di tutti noi sette, i magnifici sette, come hanno scritto alcuni vostri colleghi, speriamo di essere magnifici, ma sicuramente saremo molto uniti e molto motivati, perché la sfida è importante, ci sono tante cose da fare, la voglia c'è, la determinazione pure, speriamo di ottenere già nei primissimi mesi della nostra amministrazione dei buoni risultati. Giacomo Gianpedrone, sindaco di Ameglia di Forza Italia, è il nuovo assessore regionale alla protezione civile. Si tratta di un giovane che non nasconde il suo entusiasmo e la voglia di fare. Vediamo. Giacomo Gianpedrone, il nuovo assessore regionale alla difesa del suolo, all'infrastruttura, alla protezione civile, insomma altre deleghe di nuovo molto molto importanti, tra l'altro deleghe strategiche e delicate per questo territorio che ahimè ha dimostrato già di essere abbastanza indifeso da certi punti di vista. Direi certamente sì, è un lavoro che abbiamo da fare urgentissimo e che sicuramente ci vedrà impegnati per gran parte dei mesi che arriveranno in vista dei prossimi impegni che abbiamo. Sono convinto che stiamo lavorando già per alcuni provvedimenti urgenti in materia di dissesto idrogeologico, abbiamo degli interventi da fare che arrivano dalla precedente giunta, altri nuovi, e credo che da questo punto di vista il nostro impegno non mancherà. E l'assessore Gianpedrone insieme all'assessore Scajola fin dall'inizio sono stati indicati come due uomini di punta dal presidente Toti, due uomini che quindi dovranno dialogare in modo particolare insieme. Ma direi di sì, io credo che sia una sinergia con tutti gli assessorati, con Marco siamo amici da tanto tempo, credo che sia sicuramente una squadra molto rodata e che nel tempo potrà dimostrare anche le capacità professionali che siamo stati in grado di esprimere. Nel teatro Cavour di Imperia ci sono irregolarità sul fronte della prevenzione incendi che esistono dal 1992, per questo ora si è giunti alla chiusura della struttura e altre corrono lo stesso rischio. Lo ha evidenziato questa mattina il sindaco Carlo Capacci, sentiamo. Al termine della ristrutturazione eseguita nel 1992 non fu chiesto il certificato di prevenzione degli incendi. Inoltre nel teatro Cavour di Imperia mancano delle maniglie antipanico, ci sono materiali non classificati per la normativa antincendio e parapetti troppo bassi. Per questo, a seguito di una comunicazione dei vigili del fuoco dei giorni scorsi, il comune ha deciso di chiudere la struttura, che sembra abbia anche problemi di tenuta del tetto. Lo ha fatto sapere questa mattina il sindaco Carlo Capacci, che ha anche evidenziato che sono stati riscontrati problemi di sicurezza al centro culturale polivalente e al mercato coperto Andrea Doria di Oneglia. Il primo cittadino ha affermato anche di aver già dato incarico a dei tecnici di intervenire per cercare di aprire il Cavour quanto prima e ha manifestato l'intenzione di voler avviare un'indagine per capire di chi sia la responsabilità di simili mancanze. Quello che viene spontaneo considerare è che dal 1992 a oggi il Cavour ha ospitato centinaia di eventi e spettacoli, ognuno dei quali si è svolto sotto l'occhio attento di una squadra di vigili del fuoco. Com'è possibile allora che tutte queste carenze vengano fuori soltanto ora?
L'inagibilità del teatro Cavour ha causato lo spostamento del concerto lirico-vocale a scopo benefico del soprano imperiese Mariella De Via. L'evento organizzato dai Lions Club Imperia La Torre e dal Circolo Amici della Lirica si svolgerà venerdì alle 21 nell'auditorium della Camera di Commercio. Vediamo. Marco Vitale, presidente del Lions Club Imperia La Torre, Francesco Vatteone, presidente del Circolo degli Amici della Lirica di Imperia. Un'iniziativa insieme, un'iniziativa congiunta che sarà all'Auditorium, venerdì 10 ore 21 all'Auditorium, un concerto lirico. Come mai questa iniziativa del Lions? Ma è un'iniziativa che è un'iniziativa benefica. In collaborazione con Francesco Vatteone noi vogliamo adottare e addestrare un cane guida che ha un costo abbastanza notevole, quindi con questo genere di manifestazioni noi raccogliamo soldi da donare alla ONLUS Servizio Nazionale Cani Guida di Limbiate. Quindi cani guida vuol dire cani per non vedenti. Esattamente, cani per non vedenti. Diciamo che anche questa scelta ha destato parecchia curiosità, perché nessuno sa che l'addestramento dura 2 anni e questo, il costo è motivato da questa cosa, però è anche una cosa molto bella e quindi abbiamo cercato di organizzare questo evento insieme agli amici della Lirica. È capitato questo di dover spostare causa inagibilità del teatro l'evento, e ci siamo spostati all'auditorium della Camera di Commercio di Imperia Oneglia e quindi con un po' di difficoltà e con un certo numero di posti in meno, circa 150, ma stiamo cercando di rispettare la platea del Cavour spostandola totalmente nell'auditorium, quindi non dovrebbero esserci grossi problemi. Poi ricordiamoci comunque che è un'iniziativa benefica, importante, significa ascoltare dell'ottima musica, ma soprattutto aiutare persone che sono in difficoltà, sostenere da questo punto di vista. Matteone, gli amici della Lirica non sono amici soltanto della Lirica in questo caso, ma amici anche di chi appunto ha delle necessità. No, siamo sensibili anche noi a queste iniziative, quindi mi sono unito subito a Marco che è entrato in carica come nuovo presidente da 4-5 giorni, si è trovato questa tegola tra capo e collo, però insomma grazie alla disponibilità di Mariella De Via, che oltre a essere un grande soprano è anche una persona molto umana e molto sensibile a queste iniziative, all'aiuto di artisti della Scala di Milano diretti dal maestro Marco Munari, abbiamo un mezzo soprano, un tenore e un baritono, abbiamo organizzato un concerto veramente da non perdere. Quindi appuntamento venerdì 10 luglio ore 21 auditorium della Camera di Commercio. Nuova donazione all'ospedale di Sanremo da parte dell'Associazione Culturale Matteo Bolla. Al reparto pediatria è stato consegnato un umidificatore a flusso integrato. Alla donazione hanno collaborato i veterani Calcio e Chicco Gandolfo in memoria della moglie Mirella Agodino. Vediamo. L'Associazione Culturale Matteo Bolla, in collaborazione con i veterani Calcio e Chicco Gandolfo in memoria della moglie Mirella Godino, ha donato al reparto di pediatria dell'Ospedale Civile Borea di Sanremo un umidificatore a flusso integrato. Innanzitutto mi permetta di ringraziare le persone che hanno contribuito alla donazione di questo importante macchinario, l'Associazione Matteo Bolla, che è da sempre vicino alla pediatria, che già in passato ha donato strumenti importanti per la nostra assistenza, l'Associazione Calcistica Veterani della provincia di Imperia, coordinata dal dottor Muià, che anche in passato ha dato un contributo all'assistenza per i nostri pazienti, e la famiglia Gandolfo, che ricorda un loro caro attraverso questa donazione. L'importante apparecchio è necessario per la cura e la terapia dei pazienti con difficoltà respiratorie in età pediatrica ed è attualmente disponibile nella nostra regione solo presso l'ospedale Gaslini di Genova. Il
macchinario che ci è stato donato è un erogatore di ossigeno ad alti flussi, cioè una macchina che permette di garantire ai bambini con insufficienza respiratoria, che un tempo venivano trasferiti o presso la nostra rianimazione o poco dopo immediatamente al Gaslini, permette di assisterli adeguatamente nel reparto di pediatria, perché questo permette di erogare a loro una quantità di ossigeno ad alti flussi, ad alta concentrazione, evitando così, in caso di bronchiolite, asma, polmonite, apnee ricorrenti, il trasferimento in strutture più aggressive con intubazione, ma un'assistenza più dolce, più graduale in un reparto di pediatria come il nostro. Siamo contenti come associazione perché abbiamo raggiunto anche questo obiettivo e grazie sempre al lavoro delle nostre volontarie, grazie ai nostri manufatti, grazie all'impegno veramente importantissimo dei nostri collaboratori riusciamo a raggiungere degli obiettivi che ci inorgogliscono veramente. Noi ringraziamo gli amici che hanno potuto con noi realizzare questo bellissimo progetto e che sono i veterani calcio di Imperia, a cui fa capo il dottor Muià, e la famiglia Gandolfo in memoria della signora Mirella Agodino. Con questo umidificatore tanti bambini potranno essere curati presso l'ospedale Matuziano, evitando quando possibile trasferimenti con i mezzi di soccorso a Genova. Il coordinamento cittadino di Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale di Imperia, unitamente al portavoce provinciale Fabrizio Cravero, a seguito delle dimissioni di Paolo Strescino dal ruolo di assessore comunale di Imperia, hanno chiesto al sindaco Carlo Capacci di prendere atto del suo fallimento amministrativo e dimettersi. Fratelli d'Italia punta anche il dito contro i tanti e gravi problemi irrisolti della città, a cominciare dall'inagibilità del teatro Cavour, dalla mancata manutenzione delle strade e dalla disastrosa raccolta dei rifiuti. È stato revocato il divieto di balneazione sul lungomare Italo Calvino a Sanremo. Il divieto era stato emanato nei giorni scorsi a seguito della rottura della rete fognaria, in particolare del tratto di condotta che porta i liquami dal centro verso il depuratore di Capoverde. Lo strappo si era verificato nella zona alle spalle di Porto Sole. L'amministrazione comunale ha ringraziato l'ufficio ecologia e gli operai della ditta Silvano per il lavoro svolto, che ha permesso di riparare velocemente la condotta in pressione e di ripristinare l'impianto di sollevamento della fognatura. Ladri ancora in azione la scorsa notte a Imperia, dopo i colpi messi a segno in più giorni nel plesso scolastico di Piazza Roma. Questa volta i soliti ignoti hanno preso di mira il ristorante e pizzeria Obos a Borgo Marina. Dopo aver forzato una finestra sono entrati nel locale e hanno rubato il fondo cassa e alcuni computer. Sull'episodio sono ora in corso indagini da parte dei carabinieri ed ora facciamo una piccola pausa, fra poco. Torniamo a parlare del nuovo Museo Navale di Imperia, all'interno del quale è stato compiuto ieri un sopralluogo da parte di tecnici e amministratori. Oggi approfondiamo l'argomento con il progettista della struttura, l'architetto Paolo Redaelli. Quali sono gli elementi caratterizzanti di quest'opera? Allora, è un'opera, è grande, è un museo molto grande, adesso vedrete, molto più grande di quanto ci si possa aspettare. Vorrebbe essere, e speriamo che lo sia, un museo nuovo, di tipo nuovo. I musei navali non sono tanto visitati, sono dei musei abbastanza difficili perché spesso sono considerati un po' poco interessanti. Invece questo qui si propone di essere molto nuovo, diverso, e ha puntato tantissimo su degli exhibit innovativi.
che cerchino di coinvolgere il visitatore, quindi, e spiegargli appunto l'approccio al mare. Sostanzialmente il museo ha una parte storica e una parte invece che è quella che vedremo oggi, che non è completamente finita, in fase di finitura e di allestimento, che è quella più interattiva, più nuova e più tecnologica. Ci sono molti contributi multimediali, ci sono diversi simulatori che andremo a vedere, alcuni assolutamente nuovi, cioè che, per esempio il simulatore di vela, che è la prima volta che viene installato in un museo, e anzi direi che è proprio il primo in Italia. Un'altra cosa molto nuova di questo museo è che è stato pensato fin dalla sua realizzazione per un utilizzo molto aperto, nella fattispecie per i non vedenti e gli ipovedenti, che normalmente non possono, benché possono magari accedere a questi spazi, in realtà non ne possono poi fruire. Invece questo museo è stato proprio pensato con la finalità di essere fruibile da loro. Vedremo delle installazioni dopo che sono pensate proprio per loro, oltre che per ovviamente il pubblico normale. Possiamo entrare? A Lavina, frazione del comune di Rezzo, nell'entroterra imperiese, esiste un giardino davvero unico nel suo genere ed è incantevole. Noi siamo andati a visitarlo con la scrittrice Silvia De Canis. Vediamo. A Lavina, piccola frazione del comune di Rezzo, nell'entroterra d'Imperia, si trova un angolo di paradiso. Si tratta di un giardino molto particolare. A parlarcene è stata la scrittrice Silvia De Canis, esperta, più volte protagonista di incontri pubblici in cui illustra in maniera appassionata ed accurata la particolarità di questo giardino incantato e le proprietà delle sue piante. Silvia De Canis, che proprio nel borgo di Lavina è cresciuta, è autrice di alcune pubblicazioni, tra cui il volume dal titolo Nel giardino incantato della strega buona, ed è nota per la passione per la cucina abbinata all'amore dei fiori, con cui realizzare antichi piatti. Questo piccolo, io lo chiamo il mio giardino, perché non per il senso di possesso che sia mio, ma perché è stato ideato, progettato e fatto costruire secondo le mie idee. Quindi è una cosa veramente personale, direi, pur mantenendo le tradizioni del giardino antico, che ha i muri in pietra, le ciappe, cose che sono millenari, insomma tutte le cose dell'antica civiltà contadina. E l'ho diviso in tre parti, il viale della serenità, il viale della spiritualità e il viale del benessere. Il viale della serenità perché le ortensie portano serenità, pace interiore, e anche i colori, questo rosa, ogni tanto l'azzurro, il bianco, sono i colori, diciamo, il colore azzurro è il colore di Giove, della serenità per eccellenza. Il colore rosa dà il senso della pelle del bambino, del neonato, della tenerezza. E il bianco è il colore che a me piace, predominante per me. Il viale invece della spiritualità è essenzialmente bianco, tutti i fiori sono bianchi, per questo senso appunto il bianco, che è il senso del candore, della spiritualità, di qualcosa di interiore che è al di sopra diciamo delle cose terrene. E io consiglierei a molte persone di fare questi due viali, perché sono i viali che donano questa pace interiore che oggi difficilmente si può trovare nel mondo. L'altro viale invece è il viale del benessere, perché porta alle erbe aromatiche, alle erbe per fare le tisane, alle erbe che dovrebbero
dovrebbero portare un benessere psicofisico anche. Questo giardino è stato denominato da vari fotografi il giardino completo, perché ci sono i fiori che si intrecciano con la frutta e la frutta che si intreccia con i fiori. Cioè è tutto la verdura, anche lì abbinata vicino ci sono dei fiori, c'è sempre qualcosa che richiama il fiore in tutto, nei frutti di bosco, nei frutti degli alberi. Gli alberi e i fiori si intrecciano e si combinano e vivono perfettamente in simbiosi uno con l'altro. Il giardino dà tutto quello che ho descritto prima, la serenità, la spiritualità e il benessere. Sono queste le tre cose che per me sono fondamentali per una persona per poter vivere, diciamo, serenamente, bene e a lungo, se è possibile. A lungo, ma non a lungo soltanto su una sedia, ma attive. E questo è, penso che sia il mio motto, è non come vivi, ma come vivi. E penso che questo sia, diciamo, l'aspirazione di ogni persona, di poter vivere a lungo bene. L'associazione Avastera, che si occupa delle tradizioni brigasche, ha inviato una lettera ai sindaci della Valle Argentina, al presidente della regione, della provincia e della Camera di Commercio d'Imperia e ad altri sindaci di città costiere in merito alla promozione delle ex strade militari dal punto di vista turistico. Il presidente di Avastera, Nino Lanteri, ha evidenziato che il Touring Club ha realizzato un servizio sulle ex strade militari imperiesi che servirà a contribuire a far conoscere le bellezze delle valli interne imperiesi e ha colto l'occasione per invitare gli amministratori a considerare queste vie di comunicazione e ad adoperarsi per mantenerle in modo adeguato anche nell'ottica del rilancio turistico del territorio. Ed ora andiamo insieme a vedere com'è la situazione lungo l'autostrada dei Fiori. Sulla A10 Autostrada dei Fiori, nel tratto compreso tra Savona e il confine di Stato, si incontra uno scambio di carreggiate in direzione Italia tra Imperia Est ed Arma di Taggia, dal chilometro 112 più 190 al chilometro 112 più 990. Scambio di carreggiate invece in direzione Italia tra Andorra ed Albenga, dal chilometro 87-310 al chilometro 84-900. Informazioni utili si possono avere attraverso i pannelli a messaggio variabile dislocati su tutto il percorso e che segnalano in tempo reale eventuali ostacoli alla circolazione. Chi si mette in viaggio si raccomanda come sempre la massima attenzione e prudenza. Ed ora le previsioni meteo a cura di ARPAL Meteo Liguria. Domani è giovedì 9 luglio, soleggiato in costa e in particolare a ponente. In mattinata avremo ancora addensamenti che si attarderanno nell'interno e localmente a levante. Umidità in graduale calo sui valori medio-bassi, in particolare a ponente, a causa di venti di caduta più secchi. Venti in prevalenza moderati settentrionali a tratti rafficati e forti sul ponente. Mare localmente mosso per onda da nord-est a ponente, sud-ovest su Spezzino, molto mosso al largo in generale calo. Da serata nuovo aumento su medio ponente a Capo Mele da nord-est. Segnalazioni della Protezione Civile, moderato disagio per caldo nelle ore centrali della giornata. Dopodomani, venerdì 10 luglio,
tempo discreto localmente disturbato da locali addensamenti in sviluppo nell'interno e in locale sconfinamento verso costa, in particolare a Levante. Umidità sui valori medio-bassi. Venti settentrionali localmente moderati e rafficati a ponente, ma in graduale attenuazione con regime di brezza pomeridiano. Mare poco mosso, localmente mosso su medio ponente. È tutto anche per questa sera. Vi ringrazio per averci seguito e arrivederci.